Amici, eccomi qua, sono a Box Hill per fare uno degli allenamenti più duri di questa preparazione verso la Lavaredo Ultra Trail, la Cortina Trail di 48 km. E oggi andrò a fare circa 1000 metri di dislivello su terreno tecnico e sono da solo. E l'avventura è iniziata! Allora vi spiego, oggi vado a fare circa 1000 metri di dislivello su una trentina di chilometri, poi penso che attaccherò un altro 5 km alla fine. E l'obiettivo è quello di stare sulle gambe su terreni abbastanza complicati, perlomeno i più complicati che si riescono a trovare qua in Inghilterra. Sono a Box Hill, in un'area bellissima del Sarre, un parco protetto, e spero di farvi vedere qualcosa di bello. In tanti mi avete chiesto come mai ieri ho fatto un allenamento specifico, ovvero ho corso 6x500 metri con 300 metri di recupero correndo, una sorta di fartlek. Ecco perché l'ho fatto ieri nonostante oggi avevo questo lavoro qua, proprio perché oggi volevo correre con le gambe stanche, quindi ho fatto un lavoro abbastanza brillante, ho fatto girare le gambe 3.15-3.20 al chilometro in maniera da stancarle un pochettino ma renderle anche brillanti in qualche maniera e vedere come si comportano sui terreni un po' più complicati, soprattutto sulle discese, perché è il mio punto debole su cui mi sto allenando. Oggi ho deciso di correre con la sportiva Caracal, che è probabilmente la scarpa che utilizzerò in Trentino. La sto testando, ci sto facendo un po' di chilometri. Sono arrivato a Stepping Stones, questo è uno dei luoghi più ripidi qua che abbiamo a disposizione in Inghilterra per allenarci. Vengono un sacco di trail runners e adesso vi faccio vedere. Nulla di che rispetto alle nostre Alpi, però almeno è qualcosa per allenarsi. Fatica oggi, poi c'è un'umidità pazzesca. Amici, se volete esplorare voi stessi e capire quali sono realmente i vostri limiti, dovete uscire dalla vostra comfort zone. Io stamattina sono venuto qua con le gambe stanche a fare il circuito più difficile che ho in zona, perché se voglio andare forte devo allenarmi sui terreni più difficili. Ovviamente questo è il terreno più difficile che ho qua, con una pendenza importante abbastanza da non poter camminare e correre,
come potete vedere. E questo è il messaggio che voglio passare oggi: uscite dalla vostra comfort zone se volete trovare la vostra migliore versione. Oddio mio, e non sono neanche a metà. A southern man, daughter of a free man, children of the Civil War. Blackbird on a limb, both of them diving in deeper than they've been before. And down a red dirt path, covering their tracks, strangers in the light of day. Can't fight, I can't stop, and if they get caught, it's gonna be hell to pay. Dopo devo cercare su Wikipedia quanti cavoli sono. Tanti, a scendere, tanti. So baby, meet me down by the rolling oak river where the cool dark water meets the full moonlight. If we can sneak away, maybe we could be together. Candle by stop and love tonight. E ovviamente è iniziato a piovere. Questo posto è davvero uno spettacolo. Adesso sta piovendo, ma ci voleva. Ho già fatto 600 metri di dislivello, non sono neanche a metà. Manca ancora un paio di chilometri per fare il giro di boa. Sto abbastanza bene, anche se le ultime discese mi hanno un po' ammazzato le gambe. Ma sto spingendo apposta in discesa perché, come sapete, è il mio punto debole, quindi ci devo lavorare. Oh, sono un po' scarico d'acqua, sono partito con un litro, ma penso di trovarne un po' qua. Amici d'estate, portatevi sempre extra acqua, è importante quando fate lunghi di questo genere. Io però so che qua su da qualche parte dove trovare un chioschetto, così posso caricare un altro litro perché c'è un'umidità folle, sta sudando tantissimo. Grabbed her by the arm, blood's thicker than water, but even his father ain't never gonna do her no harm. And whiskey on his breath, they were scared to death, and he was meaner than the devil himself. It was him or them, and you can call it a sin, but the Roanoke River won't tell. So baby, meet me down by the Roanoke River where the cool dark water meets the full moonlight. If we can sneak away, maybe we could be together. Candlelight, stop and love tonight. Stop this love. Can nobody stop this love? Can nobody stop this love? Can no. Oh, ed eccoci qua. Poco oltre 30 km, 1100 metri di dislivello. Gambe belle cotte, ma non cottissime. Che buono. E adesso sono quasi arrivato alla stazione e me ne ritorno a casa. Devo dire che sono soddisfatto dell'allenamento. Potevo chiedere di più oggi, stavo meglio dell'altra volta, quindi vedo un miglioramento. C'è ancora un po' di lavoro da fare prima di andare alla Lavaredo Ultra Trail. Con questo io, amici, vi saluto. Se vi è piaciuto questo video, mettete un like, aiuta a far crescere il canale. Se non siete ancora iscritti, iscrivetevi e mi raccomando, correte e fate l'amore.